FIFA Mundialito. Composizione dei gironi per questa competizione. Gruppo A, Francia, Uruguay, Argentina, Italia. Gruppo B, Brasile, Inghilterra, Spagna, Germania. Ecco il regolamento della competizione. Questa è la rosa della squadra. Eccoci, amici, il giorno tanto atteso è finalmente arrivato, siamo al match inaugurale di questo torneo. Oggi i desideri e le aspettative di tutte le squadre sono uguali, quale che sia il nome o il blasone. Ogni giocatore sogna di arrivare in fondo e spera che questo sia l'anno giusto per alzare il trofeo al cielo. Tutti scalpitano per dare il loro contributo, in campo come sugli spalti. E anche noi siamo entusiasti di commentare quello che speriamo sia un inizio con il botto per questa competizione. È qui che i moderni gladiatori si esibiscono celebrando le gesta della città di Roma. L'inno argentino risuona nello stadio. Che brividi! E ora il prossimo! Prima gara del girone, 3 punti che fanno gol a tutti. A questi livelli la competizione è così feroce che basta una sola giornata storta per complicarsi la vita. Sarà un inizio cauto in tutte e due le metà campo, ma arriverà anche il momento in cui l'agonismo prenderà il sopravvento. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Chiesa, Jorginho. Occasione. Dybala. Dybala. È fuori di un non nulla. Cacciare a rete.
Vediamo se crossa. Verratti riceve in aria. Prova il tiro. Ecco infiltrata per Immobile. Immobile! Palla in avanti verso il compagno. Riceve un pallone interessante. L'Italia si salva in questa occasione. Jorginho è stato provvidenziale. Ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene. I compagni devono ringraziarlo. Conclusione. E il palo salva il portiere. Jorginho lancia il compagno nello spazio. Immobile. E c'è il palo. Occhio cross. Palla dentro di Chiesa. Va di testa. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Ha colpito bene il pallone. Il gol però non è arrivato. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande e questo potrebbe infondere loro coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. E si ricomincia a giocare. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Preferisce il retropassaggio. Ecco il tiro! Intervento chiaramente falloso. Attenzione perché era ammonito. E infatti c'è il secondo cartellino. Ma che ingenuità, che ingenuità! Si arrabbia, questo cartellino non lo vuole proprio, ma l'arbitro ha le idee chiare. L'Italia dovrà affrontare il resto della partita in 10. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Lorenzo Insigne avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Palla allontanata senza troppi complimenti. Si avvicina al giocatore che è già ammonito. Ed eccolo qua, secondo cartellino giallo, espulsione. Si è preso davvero un rischio enorme e ora ne paga le conseguenze. Evidentemente non trova giusto il cartellino, ma dovrà controllare la sua reazione e misurare anche le parole. In questi casi è facile lasciarsi trasportare. Non c'è più tempo, finisce qui. C'è un po' di delusione per la verità, volevano assolutamente i 3 punti. È arrivato appena un pareggio. Vedremo quello che succederà nella prossima gara. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Cominciare con un pareggio, una competizione come questa è un'arma a doppio taglio. È vero che lascia intatte le possibilità di qualificazione, ma è anche vero che ti impone di vincere la prossima partita. Siamo ai saluti finali. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Grazie e a presto, Fabio. Risultati e classifica della giornata. Andiamo a vedere la classifica marcatori ed assist man.